Sono molto contenta e sono veramente felice che sia riuscita a passare. Sappiamo quali sono i suoi impegni in questo periodo e quindi sono veramente contenta che è riuscito a venire oggi pomeriggio, almeno oggi pomeriggio a questo convegno. Giù nell'antisala dei baroni c'è un'altra sessione, quindi ci sono altri colleghi. Questa è un convegno laboratorio, stiamo lavorando sui contesti dell'intervento degli psicologi, sulle funzioni nuove e tradizionali che gli psicologi svolgono in tutti i contesti e stiamo cercando di approfondire dal punto di vista delle possibilità di sviluppo quali sono quelle funzioni che si possono ampliare e che si possono declinare in tutti i contesti. Lei sa benissimo che con la legge dello psicologo del territorio noi siamo riusciti a provare, a intervenire, a lavorare, a cercare di entrare nei contesti del sociale, mentre prima eravamo relegati solamente ai contesti di sanità sia pubblica che privata. E quindi, insomma, questo è un momento di riflessione interno alla professione, ma è anche un momento di, come dire, di riflessione che vogliamo anche condividere con le istituzioni. Stamattina c'è stato l'intervento del professor Carli che ci ha dato anche una lettura delle nostre dimensioni relazionali e di intervento e adesso siamo tutti quanti molto frullati e quasi veramente sotto Pure sopra. Quindi la parola e la ringrazio. io. Mi alzo. Allora, buonasera, grazie di avermi invitato. In realtà sono 5 anni che noi ci confrontiamo spesso e per me è stato un confronto importante, perché attraverso il confronto che comprendi fino in fondo l'importanza di un mestiere, secondo me, l'ho detto più volte anche in incontri che abbiamo avuto, è particolarmente rilevante soprattutto nei momenti storici di transizione. Come io credo che noi viviamo un momento storico di transizione, e ogni momento di transizione è un momento di crisi, e il momento di crisi può diventare un'opportunità se non continui a reiterare i motivi che hanno portato a quella crisi. Io credo che noi viviamo una società in cui il mito del consumismo, del liberismo, dell'appropriazione, del denaro, dell'avere, della bulimia del potere stia un po' venendo meno. Sta venendo meno se si consolida una strada del cambiamento, si può perseverare se si continuano a fare gli errori del passato. Allora, siccome io ho sempre amato molto il confronto umano, l'ho fatto quando facevo il magistrato, non dimenticando mai che ogni persona che mi trovavo davanti era una persona. E la prima cosa che ho imparato dalla vita è che non bisogna giudicare troppo frettolosamente. Voi in questo sicuramente mi potete confortare e insegnare. C'è troppo un'ansia del giudizio. Il giudizio a prescindere, prima ancora che conoscere persone. Anche a noi. No, io sono un personaggio mediatico, quanta gente mi giudica senza manco conoscere? Oppure viene ammazzato un ragazzo a Lione Traiano per incuro al centro di neuropsichiatria infantile, di igiene mentale, poi chiuso perché viene considerato un costo, invece secondo me è un investimento, poi magari ci ritorno. Subito la città di Napoli si è divisa perché fu ammazzato da un colpo di un carabiniere, ha ragione il carabiniere, ha ragione il ragazzo, chi ha ragione qua, chi ha ragione là, e si giudica. E questo è un momento in cui ti interroghi perché vedi che il lancio di pietre su un autobus delle linee pubbliche della città di Napoli viene fatto anche di ragazzi che hanno 10-11 anni. La risposta dello Stato qual è? Abbassiamo l'età punibile, mettiamo in galera le persone che hanno 10 anni, è uno che non ha capito niente della società. Però noi dobbiamo capire perché accade questo, perché Napoli è una città dove, ovviamente sono partigiano in quello che dico, forse c'è la migliore cucina italiana, eppure c'è il più alto tasso di obesità infantile. Che cosa porta? Che disagio c'è dietro ai silenzi, i silenzi che sono parole? Allora il vostro lavoro, il vostro mestiere, io non lo vedo, è solo tanto in un'ottica, ho letto le mail con cui mi avete invitato, dell'emergenza, ma la vorrei vedere soprattutto nell'ottica della prevenzione, quindi dell'investimento e non del costo. Perché noi siamo abituati a vedere tutto come un costo, perché effettivamente tutto ha un costo se intervieni dopo. Il magistrato interviene dopo, quando il corrotto è stato scoperto.
vogliamo provare a investire affinché ci siano meno corrotti, quindi ci saranno meno soldi nei processi. Così come chiudere un centro di neuropsichiatria infantile, e a Napoli li hanno chiusi i centri di igiene mentale nella nostra città perché c'era la spending review, e magari fanno pagare con la spending review ai cittadini il diritto alla salute, quindi fanno prevalere il pareggio di bilancio rispetto al diritto alla salute, e ti rendi conto che non è un costo, quello è un investimento, un centro che è aperto, perché è un centro di ascolto. Allora, se noi ascoltiamo e cerchiamo di capire che ci sono dei ragazzi di 10, 12, 14 e 16 anni che sono potenziale ossigeno della criminalità organizzata e della camorra, se noi interveniamo presto, non è un costo per la società, è un investimento, è un risparmio. Ecco perché credo c'è bisogno di interpretare il cambiamento della società. E per interpretare il cambiamento della società dobbiamo anche provare a cambiare la società. E per cambiarla dobbiamo saperla interpretare bene, la dobbiamo saper leggere. Io credo che per esempio oggi, questa è la mia visione chiaramente, non pretendo nessuno di avere la verità, perché la verità in queste cose non ce l'ha nessuno, c'è una grande voglia di semplicità, c'è una grande voglia di umanità, c'è una grande voglia di riscoprire i valori essenziali. Infatti la gente sta bene quando ritrova una comunità. Oggi c'è voglia di comunità, e nella comunità allora bisogna parlare, cioè bisogna ragionare sul fatto che per essere comunità bisogna rispettarsi, bisogna avere la propensione al dialogo, la propensione all'accoglienza e quindi la propensione alla comprensione. E dobbiamo abbattere tutti quei filtri e quelle mura che la società della comunicazione ci ha creato. L'ha detto la televisione: arriva una persona diversa, è un pericolo a prescindere, arriva un immigrato con una barca, devi stare attento, lo sa che porta? Porta bombe, porta scabbia, porta insicurezza, e di fronte a questo devi avere il coraggio di aprire il cuore. Come fai ad aprire il cuore se la televisione non te lo fa aprire? Devi fare una cosa semplice: in pieno Ferragosto, quando ci stanno 40 gradi, ti devi recare al porto di Napoli, al porto di Palermo, al porto di Lampedusa, e vedi scendere le persone. Se scendono quelle persone, se ti è rimasto ancora un briciolo di cuore, metti da parte la spending review, il pareggio di bilancio, la crisi economica, la paura, vedi scendere dei bambini, vedi, racconti, raccogliere testimonianze, e c'è un signore che ti dice: io sto qua perché ho ammazzato una persona. Come hai ammazzato una persona? Certo, perché nel gommone ho dovuto ammazzare una persona, perché se non ammazzavo una persona io non stavo qua che sbarcava. Sono storie che io in mezzo posso lasciare indifferenti. E allora questo significa capire. E capisci che se apri il cuore e dai solidarietà, crei probabilmente una società migliore. Io chiedo per esempio ai turisti che vengono a Napoli: perché venite a Napoli? Perché se uno legge la cronaca sembra che a Napoli solo un masochista può andare, solo che uno che ha l'anelito all'inferno, cioè uno che vuole forse morire, perché legge: bevi Napoli e poi muri, non bevete il caffè a Napoli, non mangiate la pizza a Napoli, non scendete a Napoli, la città ultima del mondo. Allora io, che sono curioso, che non guardo i sondaggi, ma faccio i sondaggi terra a terra, quelli per strada, mi fermo, dico: scusa, ma perché sei venuto a Napoli? Ho detto: io ho scelto di venire a Napoli, sono andato sui social, ho cercato, ho detto: e che cosa ti ha colpito? E ti dicono: la bellezza, la bellezza, la bellezza. Allora dico: non è possibile, perché non siamo né inferno e né paradiso, siamo purgatorio. Ma al di là della bellezza, che cosa ti ha colpito? E tutti quanti dicono: l'umanità. Ma in che senso l'umanità? Nel senso che pure che è una città che è piena di ferite, nessuno ha perso il gusto, tutto sommato, di sorridere. E allora ti rendi conto che se tu ti svegli la mattina e inizi a sovvertire il primo verbo che ci insegnano alle elementari quando andiamo a scuola, che è il verbo essere, che conta più del verbo avere, è la prima rivoluzione che noi dovremmo praticare ogni giorno, cercando di togliere dal corpo di ognuno di noi quelle energie di essere persona, la persona. Invece noi siamo stati abituati a vedere le persone come quelli che contano perché appaiono in un certo modo e perché posseggono, e gli altri sono scarti sociali, che non contano niente, e diventano solo un prodotto di politiche sociali di tipo assistenzialistico. Il welfare non è assistenzialismo, il welfare è stare vicino a persone che stanno in difficoltà per avere l'anelito di portarli in una condizione di uguaglianza. È come anche la funzione del carcere. La funzione del carcere è quella sanzionatoria, punire se hai commesso un fatto che non dovevi fare, alla funzione special preventiva e general preventiva, cioè per evitare che tu lo faccia un'altra volta, e general preventiva per evitare che gli altri lo possano fare, ma ci si scorda sempre che c'è la funzione educativa, cioè che tu devi provare a far sì che le persone un giorno non ripetano quello che hanno fatto. Insomma, secondo me noi dobbiamo provare a mettere la persona al centro. Sembra una cosa così banale, ma allo stesso tempo così rivoluzionaria, che l'Unione Europea non ha ancora fatto. L'Unione Europea è nata per creare un'Europa di pace, di diritti, di solidarietà.
si è preoccupata soprattutto di fare la moneta unica, la finanza libera, le transazioni bancarie. Poi tu ci chiedi, ma le persone? Le persone poi vengono dopo, i diritti vengono dopo, le persone sono clandestine e vengono arrestate per essere clandestine. Allora tu ti chiedi, ma perché uno viene arrestato perché è clandestino? Che cosa ha fatto? Ha fatto un reato? No, perché è clandestino. E allora io mi ricordo, perché sono un appassionato di storia e sono un giurista, che ci furono grandi giuristi tedeschi dell'inizio del secolo scorso che fece la teoria penale d'autore, cioè le persone venivano arrestate per la loro identità, ebrei, omosessuali, lo sappiamo. Allora di fronte a questo io credo che noi dobbiamo avere, attraverso soprattutto persone come voi, che hanno la capacità di entrare nel disagio, nella devianza, nel fatto che ci sono persone che vengono bollate come esaurite o pazze, poi mi avvio a concludere perché non, però sono riflessioni che io mi pongo spesso. Chi sono gli esauriti e i pazzi? Voi me lo potete dire? Posso farvi questa domanda? Possiamo dire chi è normale e chi non è normale? No, io l'ho detto anche qualche altra volta in qualche convegno. Io quando facevo il magistrato vi assicuro che i migliori testimoni dei processi più delicati mi venivano presentati dal contesto sociale come esauriti. E chi erano esauriti veramente? Ma erano esauriti sociali, cioè non si erano omologati nel luogo del lavoro, nel luogo delle professioni, perché magari denunciavano l'insicurezza nei luoghi di lavoro e il padrone li sbatteva fuori, o non si giravano dall'altra parte, o denunciavano la mafia, o denunciavano il superiore, e la società della normalità li faceva considerare esauriti. Allora quando questi esauriti trovavano qualcuno che li ascoltava, e addirittura qualcuno che li ascoltava si trovava all'interno delle istituzioni, quello da esaurito diventava testimone, da testimone diventava normale, ma è normale, no, è pazzo. Tant'è che Luigi Settembrini, un grande scrittore napoletano, diceva molto tempo fa che in alcuni momenti storici bisogna affidarsi più ai folli che ai sani, perché il folle è quello che va a scandagliare, è quello che scomoda, è quello che non fa valutazioni di opportunismo. Diciamoci la verità, questa società fa le cose e convengono. Conviene schierarti per la comunità LGBT? Il politico dice, ma vediamo, mi porta voti, non mi porta voti. Ma se è un diritto, tu devi fare battaglia per il diritto. Il diritto. Il diritto ce l'hanno sempre fatto passare come una cosa che reprime, ma il diritto dovrebbe avere la funzione di liberazione, perché ti dovrebbe consentire di attuare il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Quindi insomma, io credo che in questi 5 anni, anche attraverso protocolli, incontri, confronti, siamo visti spesso, e credo che gli psicologi debbano anche aiutare, non voglio dire una cosa sovversiva, però a non reprimere il conflitto sociale. Cioè io penso che spesso dal conflitto esce un nuovo equilibrio. Questa cosa del pensiero unico, del conformismo, dell'addetto alla televisione, sembra alcune persone ci hanno conficcato in testa la televisione invece che la testa. De André diceva, in direzione ostinata e contraria, cioè se io sono convinto della mia opinione non devo essere arrogante nei confronti dell'altro, cioè devo rispettare l'opinione dell'altro, ma se io mi convinco che la mia opinione è giusta, la devi portare avanti. Allora noi dobbiamo tirare fuori, secondo me, dalla gente che non si riconosce più in questa società, che non vuole reiterare gli errori di una società consumistica, della società del denaro, della società del profitto, perché io lo vedo che per strada la gente in realtà vuole una vita normale, tra virgolette, che oggi però non è considerata normale. E allora forse, andando vicino nei luoghi della devianza, nei luoghi della difficoltà, proviamo insieme, soprattutto questo è l'obiettivo più grande, a evitare che i nostri ragazzi, immagino non solo ovviamente di Napoli, ma anche delle altre città, che sono giovanissimi, possano perdere di vista la possibilità di avere un'alternativa, la possibilità di pensare. Nessuno nasce delinquente, nessuno. Io non ho mai visto una persona nascere delinquente. È il contesto familiare, è il contesto sociale, è il contesto urbanistico, è il contesto di quartiere. Allora se noi andiamo in quei luoghi senza giudicare troppo frettolosamente e tendiamo una mano, vi assicuro che quella mano è una semina di tante opportunità. E chiudo su questo. Quando andai, io la racconto spesso questa cosa, nella famiglia di Davide Bifolco, quel ragazzo di Rione Traiano a 16 anni ammazzato, non mi volevano far andare in quella casa, perché era una casa piena di pregiudicati, piena di pregiudicati. Non c'era una persona, non era pregiudicata. Io decisi di andare perché volevo innanzitutto evitare che scoppiasse un conflitto carabinieri contro famiglia, perché non va bene così. Sono andato, all'inizio chiaramente sono stato, come dire, sommerso dalla rabbia, perché mi hanno visto, pur non avendo nessuna responsabilità, come un'istituzione, mi hanno mangiato la testa, me l'hanno mangiata. Però
ho ascoltato alla fine il padre pregiudicato, un giorno mi ha detto: sindaco, noi non dimentichiamo che qua in quei giorni del dolore è venuta gente malamente, è venuta Camorra e siete venuti pure voi. Oggi da quello non mica mi illudo di pensare che il padre, non lo so se continuerà a fare il pregiudicato, non mi interessa, però so che quella famiglia ha fatto una fondazione, so che in una scuola della nostra città si è creato un rapporto tra fondazione, centri sociali, medici, abbiamo dato ospitalità all'ASL che aveva dovuto chiudere dei locali dove si faceva il centro di neuropsichiatria infantile, si fa dopo scuola, e l'altro giorno ci siamo portati un bambino allo stadio, ho detto: ma tu vai a scuola? E ti si faccio dopo scuola della fondazione, a parte dopo scuola, dico: vai a scuola? Lui ha detto sì, però la prima cosa che mi ha detto è dopo scuola, e dopo scuola nasce da quella fondazione. Allora a me la statistica non mi dirà mai quanta gente si salva in questo modo, ma l'esperienza di vita mi dice che quando vai a seminare in quei luoghi fai la rivoluzione. La rivoluzione mica fanno i poliziotti, i carabinieri, i magistrati. Io ho fatto il magistrato, quindi fanno il loro lavoro, poi c'è chi è corrotto e non lo fa, ma se tu non vai a seminare in quei luoghi là, tu non la cambierai mai la società. Invece quando vai là hai delle risposte incredibili, e voi credo che me lo potete confermare più di me, hai delle risposte certe volte di umanità che sono sorprendenti. Cioè quella gente non aspetta altro, ma sapete quanta gente non ce la fa più di fare il delinquente? Il che voglio dire, io non sono un perdonino, ho fatto il magistrato, sa che gente ho arrestato, ho processato, però vi devo dire la verità, io quando vado in determinati luoghi vedo una voglia di riscatto fino anche nei luoghi della devianza, e quello è il lavoro che voi tantissimo potete fare, quindi è un lavoro, è un ruolo che ha un altissimo valore sociale, non è solo una libera professione o un pubblico impiego perché è inserito nel comune o in altre strutture pubbliche come la sanità. E quindi in questi 5 anni io devo testimoniare che voi siete una presenza importante nella nostra città e di cui vi devo ringraziare, perché è un lavoro forse anche un po' invisibile certe volte, che non viene raccontato, non viene visto, ma io lo vedo, e quindi ve lo volevo dire, vi volevo ringraziare, e sono contento di esservi venuto a fare un saluto. Grazie.